Benvenuti a questa puntata delle pillole di Lele e oggi parliamo di festival, anzi del padre di tutti i festival. Non che prima del 1967 del festival di Monterey di cui vi parlo quest'oggi i festival non ci fossero, veri e propri festival, ma il festival inteso come grande evento su più giorni e che presentava nuovi artisti soprattutto con un'atmosfera, un obiettivo particolare come quello di Monterey ancora non c'erano stati. Il primo super grande festival, quindi tre giorni si tiene a Monterey, ha vicissitudini perché non si trovano subito i posti, a volerlo, volere la realizzazione di tutto ciò ci sono i Mamas and Papas, quelli di California Dreaming, e radunano tutti gli artisti in voga in quel periodo nella California dell'estate dell'amore, ecco, quello è il simbolo dell'estate dell'amore, di quella grande stagione hippie e dei complessi, come si diceva allora, che animarono quella scena in California. Tre giorni, dicevamo, dal 16 al 18 di giugno, si ritrovano giovani di tutta l'America e non solo ad ascoltare gruppi emergenti, quali emergenti fa un po' sorridere oggi se ci pensiamo, perché erano, che so, Janis Joplin e i suoi Big Brother and Holding Company e Jimi Hendrix, tanto per dirne una, ma anche Otis Redding, i Grateful Dead, i Byrds, Quicksilver, gruppi che sono spariti da lì a poco come i Paupers e tanti, tanti altri. Insomma, una vera e propria grande kermesse che poi darà là ai grandi concerti che verranno dopo, Woodstock su tutti, ma tutti i grandi eventi che ancora in tempi recenti si tengono devono qualcosa a Monterey. Trovate di tutto, c'è anche un cofanetto con tutto il film, all'epoca uscì un film qualche mese dopo di Arnold Pennebaker che raccoglieva soltanto alcuni episodi su moltissime ore di musica e di grandi eventi della storia della musica americana.